No, la Gran Bretagna vincerà la guerra. Preparativi dello sbarco aereo a Corfu. L'impresa che per la stessa natura dell'arma sembrava preclusa all'aviazione è concepita e realizzata fulmineamente. Uno sbarco lampo, una testa di ponte lanciata dal cielo, la resa intimata sotto la minaccia delle bombe. Montano la guardia, apparecchi da bombardamento e da caccia. Sono l'artiglieria e i mitraglieri del corpo di sbarco pronti ad intervenire in caso di resistenza. In vista di Corfù, l'antica Corcira, dominante per la sua posizione le rotte marittime tra la penisola italiana e l'ellenica. Alle ore 9 del 29 aprile, gli idrovolanti ammarano. Nuclei di avieri e camicie nere sbarcano, mentre dall'alto si lanciano messaggi che ordinano la resa. Ieri e camicie nere iniziano il rastrellamento dei sobborghi della città e della campagna. Sul palazzo della prefettura è issata la bandiera italiana. Dall'impero bizantino Corfù ritorna agli interessi italiani appena le nostre repubbliche marinare tornano a navigare verso Oriente. E Venezia l'ebbe fino al Trattato di Campo Formido, 1797. A Cephalonia con i nostri paracadutisti. Cephalonia, una delle più importanti basi elleniche, l'isola che posta dinanzi al Golfo di Patrasso, un rifugio di sommergibili e di navi di grosso tonnellaggio, è stata occupata dai fanti del cielo. Un'intera compagnia di paracadutisti si lancia a non più di 500 metri di quota, nella vallata retrostante al porto. I greci si arrendono. Ammarano nel porto di Argostoli i nostri idrovolanti con i primi rinforzi di truppe.